Sindaca di Amici, siamo qui alla Libreria Tasso per presentare un ospite speciale, la vincitrice del primo premio internazionale Emily Dickinson 2015, Anna Maria Boffo, che è venuta qui a Sorrento nel tour di presentazione dei suoi romanzi. Sì, perché lei non presenta soltanto un romanzo, il quadro Il Glicine, che è quello che ha vinto il premio Emily Dickinson nella sezione narrativa, ma anche il suo secondo romanzo. In quanto lei ha una creatività così brillante, così veloce, che una volta che ha deciso di dedicarsi alla scrittura, di cimentarsi nella grande avventura dello scrivere, immediatamente ha pubblicato a distanza di un solo anno il primo romanzo, che è stato questo grande successo, e anche il secondo, Wolf Balancer, e ne sta preparando addirittura altri, è vero? Veramente in realtà ne ho pronti altri due, già da tempo. Sì. E cosa vuoi che ti racconti? Che cosa vuoi che ti dica? Vorrei sapere innanzitutto come è iniziata la tua avventura nel mondo della letteratura. Tu sei un insegnante, quindi hai formato per anni generazioni di docenti, e poi in un'età, non diciamo quanti anni, ma sicuramente matura, hai deciso invece di scrivere, di pubblicare, e lo stai facendo con tanto entusiasmo, con tanta energia e anche con tanto riconoscimento. Sì, è vero, ho incominciato tardino, in effetti è sempre stato mio desiderio di scrivere, ma ho sempre pensato di non esserne all'altezza. Poi un giorno mi sono messa al computer e ho cominciato a scrivere, ho preso la mano e ho visto che era semplicissimo, perché non è affatto difficile, sinceramente, non facciamo, non mi voglio complimentare, è proprio facile, è veramente facile, sì. E siccome diceva Arianna Fallaci che un po' i libri sono i figli di carta, no? Parliamo un po' di questi tuoi figli di carta. Il primo è il quadro di Glicine, che ti ha dato tanta soddisfazione, pubblicato con la Roggiosi. È un libro, è un mystery, vero? È un libro che è stato definito un gotico. L'hanno definito in moltissimi modi, è un noir, un gotico, un romanzo così di evasione. È il mio primo figlio, è il mio preferito, il mio prediletto, perché veramente sono le prime pagine che ho scritto. E il secondo invece è un libro che ho scritto per mio figlio. Sembra strano, perché in effetti il secondo libro non ha niente in comune col primo. È un libro fantasy, è un libro che ricalca un pochino i supereroi. Siccome è un figlio che, malgrado sia adulto, è un appassionato cosplayer, infatti gli piace anche fare maschere, cose, abiti dei supereroi, mi ha sempre detto: mamma, scrivi un libro di supereroi. Io ho sempre detto di no, poi a un certo punto ha insistito tanto, ci ho provato, poi vediamo cosa è venuto fuori. Bene, sembra un po' che l'ispirazione fondamentale dei tuoi libri sia la lotta tra il bene e il male, che un po' c'è in tutti e due, sia nel primo che nel secondo, anche se hanno un genere e una scrittura diversi. Questo è un po' un tema che ti sta molto a cuore, secondo te è un tema molto importante con cui ci dobbiamo confrontare nella nostra esistenza, la lotta tra bene e male. Sì, forse sembra un po' manichea la mia posizione, però in realtà io sono fermamente convinta che esiste il bene e esiste il male, cioè senza voler cadere in qualcosa, scadere in qualcosa di retorico, però effettivamente se noi ci guardiamo intorno tutti i giorni c'è questa lotta, ma c'è dovunque, quindi sono convinta veramente che ci sia il bene da una parte e il bene dall'altra, quindi il bene che poi lotta sempre per poter vincere, sinceramente credo che spesso ce la faccia, non sempre, però spesso ce la fa. E l'ultima domanda, per lasciare i miei lettori il piacere di conoscerti meglio attraverso le tue pagine, tu nel tuo libro parli di supereroi, ma se tu avessi un superpotere, per che cosa lo useresti? Allora, non vorrei fare la fine delle velline quando fanno le... però è vero, guardate, vorrei proprio che il mondo stesse in pace, perché ne vedo veramente, vedo cose tremende, ci sono delle scene che non si possono guardare più, perché ci sono troppi innocenti in gioco, quindi effettivamente sì, vorrei proprio che ci fosse un po' di pace nel mondo. Ti ringraziamo per questo tuo messaggio di pace, grazie.